Dottoressa, bentornata nel suo salotto. Grazie, buonasera. La settimana si chiude sempre alla grande con lei, con la chiacchierata con lei, anche se si è aperta un po' male perché Will Smith poteva fare di meglio da uomo. Ma sì, mi ha un pochino meravigliato perché l'ho visto anch'io in diretta, poi non nel primo momento non avevo ben capito cosa era successo può fare lo riprendevano di spalle, no? Sì. Però non so perché io vedo noi naturalmente nei nostri studi come psicoterapeuti io vedo la rabbia in quale maniera deve essere gestita, molti pazienti vengono proprio per quello, no? Per gli sbalzi d'umore, la rabbia, il disturbo ad esempio bipolare porta a questi contrasti di stato di alto e di basso, e anche poi bisogna anche cercare di sapere come gestire gli attacchi di rabbia. Ci sono tante tecniche, questo che è successo a lui forse non so se sia vero quello che c'è scritto, che sembra che sia una cosa forse non vera, forse soltanto una cosa fatta apposta. No, allora su questo l'aggiorno, perché ormai strano, perché c'è di mezzo la moglie. Infatti, no, su questo l'aggiorno, ormai hanno fatto chiarezza, l'Academy è stata molto chiara, non c'era nulla di preparato e ci sono dei segnali forti, perché il turpiloquio con cui poi Will Smith si rivolge a Chris Rock anche dopo fa capire che era difficile preparare anche quello, e poi c'è anche da discutere, ma lo faremo insieme a lei, sulla reazione e non reazione della moglie, perché è tutto veramente tanto strano. Certo, sì, ma la reazione non reazione potrebbe anche essere quella di una persona che resta abbastanza allibita e in una situazione come quella non sa che pesci pigliare, non sa cosa fare, se non cercare di tenere le acque tranquille. Certo che questa cosa che è successa è pesante, capisco per tutti e due, perché se lei veramente soffre di questa alopecia, insomma, l'alopecia non è una cosa da poco, perché è molto basata su problemi psicologici, su problemi psicosomatici o su vere e proprie malattie, per cui intendo dire su queste cose non si prende in giro nessuno. Sì. Credo che però il fatto che Luca, la cosa che mi ha un po' meravigliato è il percorso che lui ha fatto da quando si è alzato a quando è arrivato davanti al microfono. Cioè non è una cosa, noi abbiamo visto in televisione, si ricorda quella volta che hanno buttato la torta in faccia al Maurizio Costanzo? Sì, certo. Poi c'è stato un'altra volta con l'acqua minerale. Sì, è vero, è vero. Buttata addosso, ecco. Però sono tutte cose che vengono fatte spontaneamente e molto ravvicinate, cioè le due persone sono molto vicine, perché tu reagisci così quando una persona vicina a te ti dice qualcosa, non hai il tempo di ragionare neanche pochi secondi e reagisci. Lui si è alzato, ha camminato, è arrivato fino là. Ecco, dottoressa, quindi lei dice questo, lei sta invitando gli ascoltatori a riflettere su questo. Un conto è il gesto, sì, istintivo, anche lo schiaffo, l'acqua, sì, gettata di sinto. Lì c'è stato modo di un attimo raffreddare i bollori e fermarsi. Sì, di tirare fuori la razionalità. Siccome la rabbia è un'emozione che noi la vediamo come negativa, però non è sempre negativa, va bene, perché serve proprio anche per difenderci, però è anche una reazione ad una grande frustrazione, certo. Quindi è un sentimento naturale. Poi dopo, se tu stai in certi ambienti come quello, è chiaro che impari a gestirlo, specialmente se non sei uno sbarbatello di 20 anni, se, ecco, hai l'età che ha lui e l'esperienza che ha. Un quarantenne padre sposato, insomma una persona che si presuma essere, sì, sposato. Però dottoressa, aggiungo un elemento, visto che lei di coppie è luminare, si dice che ci sia alla base della coppia una forte frustrazione da parte di Will Smith per il grande amore della moglie di Jada Pinkett, perché lei era la compagna storica di Tupac, che era un rapper ma anche un filosofo, quindi in qualche modo un artista di uno spessore, diciamolo senza colpo ferire, superiore a Will Smith, che tra l'altro non ha perso perché è fin da relazione, ma perché è stato ucciso in un attentato. E quindi si dice che questo eterno amore della moglie per Tupac
generi molta frustrazione in Will Smith. È possibile in una coppia anche questa dinamica? Beh, direi di sì, perché è la cosa sacrosanta, Luca, che capita quando ti metti con una persona la quale dopo un po' comincia a dire: ah, ma la mia ex, ah, ma sai, il mio ex, anche cose, diciamo, stupide, banali, no? Che potrebbe essere un cibo o un'altra cosa. Questo ancora più pesante, perché tu hai alle spalle la figura ieratica di un personaggio che ha colpito, che colpisce e che ha una struttura e uno spessore importante. Certo. Quindi è chiaro che lui possa anche sentirsi leggermente frustrato da questa situazione, però è l'autostima la prima cosa che tu cerchi con te stesso di aumentare per capire che tu non sei inferiore a niente, a nessuno. Sei pur sempre Perché Will se Smith. Tu hai ancora questo. No, dico, sei sempre Will Smith, voglio dire, non è che ti è andata male la Appunto. Vita. Certo, sì, non è uno X qualsiasi, ma quello vuol dire poco. Io ho visto delle modelle bellissime nel mio studio che avevano problemi con il corpo perché dicevano che non erano per niente belle, oppure erano portate sulla passerella e tutto quanto, ma intendo dire, questo può succedere, credo che succeda molto quando tu hai alle spalle una poca sicurezza, e può darsi che poi oltretutto questo tipo di malattia che ha la moglie lo abbia anche portato a ragionare ancora di più sul fattore psicologico e che non riesca a elaborare la tensione, i cambiamenti d'umore. E poi, come ho detto, la rabbia e gli sbalzi d'umore sono due cose abbastanza pesanti nella coppia, perché tu vivi con un'altra persona e devi gestire il fatto che devi mediare tutti i giorni, sempre, tutta la vita. Al 334-922-9505 le scrivono: la rabbia ha distrutto la mia storia d'amore, lavoravo tutto il giorno, tornavo a casa furibondo e scaricavo tutto sulla mia ex moglie. Quindi succede questo? Certo, succede, come succede mogli che cercano di approcciare il compagno che sta, appunto, come questo, con il fatto che torna a casa e tu... O anche se non ti senti aggredita, vedi dei musi che arrivano fin per terra e quindi non ti viene neanche voglia di diventare carina, di parlare, quando dall'altra parte trovi un muro. Dobbiamo anche metterci nei panni dell'altra persona e pensare che quando noi superiamo la porta di casa, moglie, figlio, compagne, dobbiamo tirare giù la Claire e fare uno sforzo per parlare d'altro. Sì, sarebbe assolutamente... No, sarebbe non la base. È una cosa poi difficile, no? Non lo so, quante dottoressa, vediamo... io non ci riesco, sono sincero. Cioè, la base della coppia ce lo siamo giurati e spergiurati io e mia moglie, ma non sempre ci riesco. Se ho avuto una giornata pessima, no, purtroppo. Luca, il non sempre glielo perdoniamo. Ok. Non sempre, va bene. E poi anche perché non è solo quello, non è che uno deve entrare col sorriso sulle labbra e far finta di niente. Uno può anche entrare intavolato, rabbioso e parlare subito con l'altro e dire: guarda, mi sta succedendo questo, e parlarne un po'. Ecco, quello va bene perché hai una spalla vicino e quindi puoi anche risolvere dei problemi, ma che tu questo malumore lo tenga tutte le sere e sempre, tutta la sera, beh, non va bene. Se poi ci sono dei figli di mezzo, certo, è ancora peggio, non va bene per niente. Dottoressa, come cambierà la coppia Will Smith e Jada Pinkett dopo questo episodio? Qualcosa si incrina forse in una coppia? Ma io non... No, dunque, loro stanno insieme da parecchio tempo, mi pare, no? Sì, sì. Poi hanno due figli, quindi... Io non credo che per questo episodio. Se invece questo episodio è la punta dell'iceberg, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, beh, allora ne riparliamo. Perché ecco, chiaramente se già c'era sotto qualcosa, è chiaro che questo episodio non è che aiuta, no, sicuramente. No, però, come dico, se la coppia
E poi la coppia, come dico sempre, quando vengono qui da me le coppie, io sono sempre l'ultima spiaggia, dopo di me, come diceva Woody Allen, c'è Lourdes. Allora, quando tu vuoi, vedi che le cose non vanno, forse puoi anche andare da un terapeuta di coppia e parlare un po' tutti e tre insieme, magari certe cose vengono anche aggiustate, non ci si deve vergognare. Non ci si deve vergognare, anzi si deve un po' superare questo blocco atavico della nostra cultura. www.serenellasalomoni.it, dal sito avrete tutti i contatti, per cui non arrivate a dare un pugno alla notte degli Oscar, contattate la dottoressa prima, mi raccomando. Dottoressa, un'ascoltatrice scherza, vediamo la sua risposta al 334 92 29 505. Se mio marito mi avesse fatto fare una figuraccia simile, la edulcoro, l'avrei tenuto a stecchetto per un bel po'. È un'arma questa delle donne, in qualche modo stringere. Sì. Ci può stare, ci può stare. Il povero Beh, però è un'arma anche perché voi uomini ci cascate come le percosse. Sempre. Intendo dire che è anche perché dall'altra parte troviamo anche qualcuno che ce lo lascia fare. Un gioco e facile. Allora è un gioco fatto, capito? Quindi dobbiamo diventare tutti e due un po' più tolleranti. In conclusione, visto che abbiamo poco tempo, però ci tenevo, ricordiamo, dottoressa, il canale YouTube? Sì, io ho un mio canale YouTube dove ci sono molti video, se volete iscrivervi, e il mio sito che è serenellasalomoni.it, dove troverete anche questo articolo sugli attacchi di rabbia, su come curare gli attacchi di rabbia, sugli sbalzi d'umore e anche su quello che può essere il training autogeno, ad esempio, che è un'ottima tecnica per imparare a gestire gli attacchi di rabbia, perché è una piccola tecnica che ormai è molto nel tempo, è molto vecchia nel tempo, ma secondo me è sempre molto valida. Perfetto. Se Will avesse conosciuto la dottoressa Salomoni prima, avrebbe evitato la frittata. Ma insomma, quello non lo so, magari ci avesse avuto qualche passo in più da fare, ci avesse pensato un po' di più. Forse. Perché se noi usiamo la parte razionale, qualche volta ci salva. Sì, assolutamente. Concordo, dottoressa, ci sentiamo tra una settimana esatta. Va bene, buon weekend Luca, un abbraccio a tutti. A lei.